Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Attenzione perché ci sono gigantesche novità per FC25, infatti è in arrivo una patch che andrà a risolvere dei problemini e mettetevi comodi perché adesso ci andiamo a vedere punto per punto tutto quello che andrà a essere modificato con il prossimo title update. Eccoci come al solito su Trello dove viene spiegata punto per punto la patch e a noi ovviamente salta subito all'occhio la voce gameplay dove ci viene detto al primo punto che sono state apportate le seguenti modifiche. Innanzitutto è stata aggiornata l'intelligenza artificiale dei giocatori quando dopo un passaggio determinano se fare o meno un inserimento offensivo, quindi questo per dare un po' più di profondità ulteriore ai movimenti dei giocatori che al momento risultano fin troppo statici in fase offensiva nonostante l'aggiornamento precedente. Il secondo punto ci riferisce che è stata migliorata l'intelligenza artificiale dei centrocampisti difensivi utilizzando il ruolo del centrocampista di contenimento, permettendogli così di potersi posizionare un po' più alti all'interno del terreno di gioco, questo comunque per favorire magari un recupero un po' più alto del pallone senza che questi si andassero a schiacciare troppo. È stata poi aggiornata la logica del difensore quando viene determinato quale piede utilizzare per fare una scivolata e infine durante i penalty shootout sulla modalità rush i giocatori inattivi adesso saranno posizionati sulla linea del centrocampo nell'ordine di tiro, quindi questa una modifica per quanto riguarda la modalità rush. Quello che per noi andiamo adesso ad analizzare sono tutti questi altri punti che nascondono delle cose che in realtà ci possono far comodo, perché ci viene detto. Sono stati poi anche aggiornati i seguenti problemi. Innanzitutto, le sostituzioni dei giocatori spesso non si verificavano nella situazione più veloce possibile, quindi alle volte la palla usciva, oppure era già uscita e il giocatore non veniva sostituito con quello che avevamo messo in campo al suo posto, quindi questo in realtà è una cosa che ci fa molto piacere, era ora che si ricordassero di aggiornarla. Inoltre sono state poi aggiornate anche alcune istanze difensive dove la linea si andava ad alzare un po' troppo alta in alcuni scenari dove la squadra che sta attaccando passava la palla all'indietro sul suo centrocampo, quindi questo per evitare che la linea difensiva venga troppo su senza che effettivamente ci sia un'azione pericolosa che richiede appunto la linea difensiva più alta. La skill il to ball roll spesso non veniva fatta come richiesto, alcune volte i cross raso terra potevano portare il pallone troppo più avanti di quello che è il ricevitore che noi volevamo in effetti andare a servire, questo ci piace onestamente per evitare dunque che i nostri passaggi scappino via dai piedi dei nostri compagni. Dopo aver fatto una skill, il dribbling spesso diventava in alcune situazioni meno responsivo, quindi a livello poi di movimento con la levetta il giocatore risultava più pesante. Dopo un passaggio che però diventa una palla persa, si verificava in alcune situazioni uno switch automatico che andava sul giocatore che in realtà avrebbe dovuto ricevere il passaggio. Questa era una cosa strafastidiosa che capitava e sono sicuro che succedeva anche a voi. È stata poi inoltre aggiornata una situazione nella quale dove gli inserimenti direzionali non funzionavano come richiesto, quindi alcune volte noi volevamo far andare i giocatori ad inserirsi in una determinata posizione, invece questo non si verificava. Migliorata poi la logica del portiere quando si ritrova all'interno dell'area di rigore a ribattere una conclusione, quindi questo dovrebbe evitare che la palla finisca sui piedi dell'avversario. Però questa cosa mi preoccupa un po' perché c'è comunque il playstyle che già lo fa. Non vorrei che qui succeda un disastro. Occhio a questa cosa del portiere perché secondo me la evidenzio in giallo perché potrebbe essere un casino. Migliorata poi l'intelligenza artificiale per quanto riguarda il posizionamento dei giocatori difendendo sul rush quando si ha un cartellino blu, quindi quando si è rimasto in inferiorità numerica. In alcuni casi potevano verificarsi delle animazioni del giocatore non corrette tentando di controllare il pallone. In alcune rare situazioni la palla poteva muoversi come se un giocatore l'avesse controllata prima di effettivamente riceverne l'effettivo controllo. Migliorata poi una situazione nella quale la palla passava, attraversava il giocatore in maniera non intenzionale, quindi classici
momenti dove la palla trapassa il piede, eccetera, eccetera. Sono state poi anche toccate alcune istanze di auto-switch che si verificavano dopo una scivolata del giocatore. Nelle partite Rush, tutti i giocatori potevano in realtà andare a selezionare il partial team press, quindi il pressing parziale, invece del capitano. Migliorata poi la logica dell'arbitro in alcune situazioni dove un portiere in corsa andava a fare contatto con la palla e poi sul giocatore che attaccava, quindi in realtà quindi meno rigori se il portiere è vero che esce a cannone, però prende prima il pallone e poi prende il giocatore. Questo fondamentale, una cosa che dava strafastidio, che la linea difensiva, se noi la mettevamo magari a 71, la riportava a 70. Invece con questo ci viene detto che la linea l'altezza della linea difensiva spesso e volentieri non si salvava, e adesso dovrebbe invece farlo. Il difensore ci poteva mettere un po' troppo a rialzarsi dopo una scivolata. In alcuni casi un cross poteva tramutarsi in realtà in un lob pass, quindi in un L1 triangolo. In maniera occasionale un passaggio poteva verificarsi prima che il giocatore avesse schiacciato effettivamente il tasto per determinarne la potenza. Un cross poteva essere performato in maniera non intenzionale invece di un passaggio rasoterra in alcune situazioni. Andate poi, attenzione signori, a essere migliorate alcune situazioni dove i giocatori non correvano in maniera corretta, e questo secondo me potrebbe essere un punto focale che ridà un po' più di coerenza a quelle che sono le stats di velocità. Infatti io questa la strasottolineo perché è l'unico punto di questa patch che al momento mi interessa davvero tanto e mi dà un po' di speranza per far sì che questo gioco ritorni a essere un po' più godibile. Inoltre poi ci viene detto che alcune volte i portieri potevano tentare un tentativo di respinta che poi però finiva fuori dal campo invece di catturare, di bloccare il pallone. Migliorate alcune animazioni del portiere dopo aver fatto una parata. Migliorati alcuni scenari dove l'intelligenza artificiale dei difensori non marcava il portatore di palla in maniera corretta. E infine alcune volte un giocatore, questa cosa succedeva un milione di volte, quando andava a battere la rimessa laterale partiva l'animazione che non si poteva skippare, quindi il classico terzino che si metteva a fare così come se stesse una serata di Gigi Dag, però in realtà sta cercando di battere la rimessa laterale. Quindi queste sono le cose che andranno ad essere modificate. Ripeto, tanta speranza per il discorso delle animazioni della corsa e soprattutto tanta speranza per quanto riguarda il discorso relativo alla CPU generale, che quando magari toccano qualcosina, forse senza dircelo, sappiamo bene che succede anche altro alla CPU. Ragazzoni, anche per questo video è tutto. Come al solito io vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, iscrivervi al canale e soprattutto di farmi sapere cosa ne pensate di questi aggiornamenti in arrivo. Vi ricordo che sono poi in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto dal vostro Liberoschi. A presto.